Cosa c'è? Vision Air. Cosa? Vision Air. Ah, bene. Si può tentare un'associazione di idee. Cinema. Laura Buffa. Fantastico. Vision Air. Al cinema con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Per la prima volta alla Mostra di Venezia, un leone d'oro alla carriera selezionerà alcuni titoli rari per la sezione Venezia Classici. Si tratta di Bertrand Tavernier, che riceverà il riconoscimento durante la 72esima Mostra di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Il regista presenterà al pubblico i quattro film scelti da lui: Patte Blanche di Jean Grémillon, La Lupa di Alberto Lattuada, Sonnenstrahl di Paul Feijós e A Matter of Life and Death di Michael Powell ed Emmerich Pressburger. Rimaniamo al Lido nella sezione Venezia Classici, che vedrà la proiezione in anteprima mondiale del restauro di I Mostri, capolavoro della commedia all'italiana diretto da Dino Risi. Il restauro è stato realizzato dal Museo Nazionale del Cinema e dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con RTI Mediaset, Lion Film e Surf Film. Parliamo ora di nuovi progetti e iniziamo con Michael Sheen, che raggiunge Chris Pratt e Jennifer Lawrence nel cast di Passengers, film di fantascienza che verrà quasi di sicuro diretto da Morten Tildum. Sheen non apparirà sul grande schermo, ma presterà la propria voce al robot con cui i due protagonisti interagiranno nel corso della storia, che racconta di un lungo viaggio spaziale e di un astronauta che per errore si sveglia prima del previsto dal sonno criogenico indotto per affrontare il viaggio. Per non rimanere solo, decide di risvegliare una compagna di viaggio. Intanto David Gordon Green dirigerà Stronger, progetto prodotto dalla Lionsgate, che racconta l'attentato alla maratona di Boston avvenuto il 15 aprile 2013. Tre persone rimasero uccise e più di 250 ferite, tra queste Jeff Bauman, che divenne un testimone chiave nel processo ai responsabili. Proprio Bauman ha scritto un libro di memorie, il cui testo è stato trasformato in sceneggiatura. Chiudiamo con un compleanno, quello del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ha spento 15 candeline. Inaugurato il 20 luglio del 2000, in questi anni il museo è stato visitato da 7 milioni e mezzo di persone, con una media di oltre 600.000 visitatori all'anno, diventando il museo più visitato in Piemonte e l'ottavo a livello nazionale. Auguri! Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!